Amici telespettatori, buongiorno, buon 2014 da Marco Di Bello, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TV Luna Napoli. Oggi giovedì 2 gennaio, tante notizie da scoprire insieme, pertanto direi di andare subito con la carrellata delle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali, partendo dalla copertina del Corriere della Sera, che nella parte alta presenta un titolo sul discorso del presidente, il discorso di fine anno del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Sul Colle per un tempo non lungo, ha annunciato nel suo discorso di fine anno Napolitano, incalzando i partiti e raccontando le storie dei comuni cittadini. Ma l'apertura del Corriere della Sera di oggi è dedicata all'acquisto da parte della Fiat di tutta la Chrysler, azienda americana. Tutta Chrysler e della Fiat, questo appunto il titolo del quotidiano di Via Solferino, rilevata l'ultima quota, Elkan lo aspettavamo dal 2009, adesso il Lingotto detiene il 100% della casa automobilistica statunitense. Marchionne, siamo un costruttore globale. Al centro della prima pagina del Corriere della Sera, fotonotizia dedicata al giuramento del neo sindaco di New York, De Blasio, ecco a New York, lo vedete nella fotografia assieme alla sua famiglia e con Clinton, l'ex presidente degli Stati Uniti d'America. Ha colpito la famiglia De Blasio per il suo stile, che viene definito libero appunto dal Corriere della Sera. Accanto un titolo dedicato ai conti pubblici, per il caso esodati spesa di 11,5 miliardi di euro, pagato solo un assegno su tre. E poi al piede della pagina del quotidiano di Via Solferino due titoli interessanti, uno è dedicato all'omicidio stradale contro i pirati della strada, un nuovo reato introdotto dal ministro Cancellieri, del ministro della giustizia Cancellieri, che annuncia norme entro gennaio. Per i pirati della strada ci sarà il carcere fino a 10 anni. E poi riflettori puntati sull'ex pilota di Formula 1 Michael Schumacher, in coma come saprete dopo una caduta dagli sci. Schumacher è stato sottoposto ad un terzo intervento chirurgico al cervello, adesso le sue condizioni sono stazionarie. Dal Corriere della Sera passiamo al Mattino, che dedica, così come il quotidiano di Via Solferino, dedica all'apertura, all'acquisto da parte della Fiat del 100% delle azioni di Chrysler, operazione da 3,6 miliardi di euro, specifica il Mattino. Marchionne, adesso siamo costruttori globali, l'intesa sul 41% in mano al consorzio dei lavoratori americani, i sindacati bene, ma adesso gli investimenti. Di spalla l'articolo dedicato, il titolo dedicato all'ex direttore del Mattino storico Pasquale Nonno, morto l'altro giorno. Addio a Nonno, appunto storico direttore del Mattino, il ricordo degli ex colleghi di Nonno. E al centro fotonotizia dedicata a Napolitano e al suo discorso di fine anno, il titolo è lo stesso di quello del Corriere della Sera, non resterò a lungo, le parole del Presidente, i partiti ascoltino di più i cittadini. Poi un'altra foto campeggia nella copertina del quotidiano di Via Chiatamone, foto questa volta dedicata all'attentato contro la prefettura, questo il titolo, attentato al prefetto, un avvertimento contro gli immigrati. Andiamo a leggere l'occhiello,
Il testo che accompagnava l'ordigno diceva: troppi ambulanti abusivi, così il commercio muore. Chi ha inviato il pacco bomba non ha agito da solo, precisa nel sommario Il Mattino, e conosceva bene gli orari e le abitudini dell'ufficio. Nella rivendicazione il giallo di un numero di targa. Sicuramente nelle prossime ore ci saranno degli sviluppi in questa inchiesta. E poi Di Piede, un richiamo all'inchiesta di oggi del Mattino, inchiesta dedicata al grande flop dei decreti antiburocrazia. Gli adempimenti, anziché diminuire, continuano ad aumentare, fa sapere il quotidiano di via Chiatamone. E ora passiamo al Corriere del Mezzogiorno, inserto del Corriere della Sera, che oggi sceglie di aprire su una classifica stilata da Confindustria sulla scorta dei dati relativi allo sviluppo delle regioni italiane, classifica nella quale la Campania risulta ultima per 15 motivi che poi vengono elencati nelle pagine interne del Corriere del Mezzogiorno. Confindustria: devastante crisi economica e sociale, dall'export alla scuola, un maxi indicatore, come dicevamo, relega la Campania a maglia nera. E poi ancora Terra dei Fuochi: Don Patriciello su Facebook, mi ha cercato il Quirinale, fa sapere il parroco di Caivano. Altro titolo dedicato ai disoccupati nella parte alta della prima pagina del Corriere della Sera: pista disoccupati per la lettera incendiaria, attentato alla prefettura di Napoli. E ancora titolo dedicato ai saldi che partono oggi: spesa da 155 euro a persona. E passiamo al centro della copertina del Corriere del Mezzogiorno, dove campeggia una foto dei fuochi sul lungomare, i fuochi di fine anno sul lungomare. Lungomare che ha visto la presenza, assieme a Piazza del Plebiscito, di ben 500.000 persone nella notte di San Silvestro. Il brindisi del sindaco, leggiamo all'occhiello: alla faccia di chi ci vuole male. E poi il bilancio sui botti: 58 feriti, ma l'anno scorso furono 107, diminuiscono dunque rispetto al 2013 le vittime dei fuochi di Capodanno. A piè pagina titolo dedicato alla morte di Pasquale Nonno, ex direttore del Mattino. Il direttore sorprendente, lo definisce il Corriere del Mezzogiorno, è scomparso a 78 anni. E poi ultimo titolo del Corriere del Mezzogiorno, dedicato al calciomercato: Gonalon, centrocampista e capitano del Lione, sarebbe il colpo di mercato dell'Epifania che il Napoli ha in serbo per i suoi tifosi. Chiudiamo anche il Corriere del Mezzogiorno e passiamo al Roma, che apre con un titolo a 7 colonne proprio sulla festa dell'ultimo dell'anno in Piazza del Plebiscito e sul lungomare. Festa fino all'alba, il sindaco a faccia e chi ci vuole male, caos e città invasa dai rifiuti, maxi rissa nella notte, quarantenne ricoverato col cranio fracassato. Questo è un po' tutto quello che è accaduto in città tra la fine e l'inizio dell'anno. Il brindisi: Pienone al Plebiscito per gli auguri, poi volano 2014 lanterne. I feriti: oltre 50 in ospedale, bimba di 6 anni ustionata a Pozzuoli. E poi la tragedia sulla strada del primo dell'anno: schianto in scooter in via Manzoni, muore un 54enne. Al centro della pagina, box colorato dedicato all'attentato alla lettera bomba giunta in prefettura, si segue la pista dei disoccupati. E poi
Terra dei fuochi, comitati in piazza, Napolitano si blinda a Villa Rosberg, il presidente a Napoli, scontro sul discorso di fine anno, ma gli ascolti sono in aumento. Ancora due titoli sulla copertina del Roma, Posillipo, pizzo del capoclan imposto al fratello di Leonardo Mirti. E infine il racket di Capodanno, bomba carta, esplode davanti alla pizzeria. Chiudiamo il Roma e passiamo allo sport con la copertina della Gazzetta dello Sport, oggi dedicata a Mao Angelo Mario Moratti. Inter vola alto, sprona i nerazzurri, il vicepresidente del club di proprietà dell'indonesiano Toir. Dopo nonno Angelo e papà Massimo, ora tocca a lui con Toir. La strategia è chiara, afferma, rinnovamento nel rispetto del passato. Non parliamo di anno zero, la Champions è possibile, con Mazzarri un lungo ciclo. Spazza via dunque tutte le voci che volevano scricchiolante la panchina dell'ex tecnico del Napoli. Nella parte alta della prima pagina della Gazzetta dello Sport, titolo dedicato a Schumacher che vedete nella fotografia, Schumi seconda operazione, dice invece la Gazzetta dello Sport, in realtà sono effettivamente tre, e si accende una piccola luce di speranza. Dopo l'intervento nella notte tra lunedì e martedì le condizioni sono stabili, ma il tedesco purtroppo resta grave. Nella parte centrale della copertina del quotidiano Rosa, check-up a Juve e Roma che si sfideranno domenica. Check-up a Juve e Roma, dicevamo, Tevez sì, Garcia 6 punte. La moglie sta meglio, la moglie di Carlitos, di Tevez, e così la Pasce è rientrato in Italia per la prima volta. Il tecnico romanista avrà tutti gli attaccanti a disposizione. Per l'arbitro sarà Orizzoli o Orsato, secondo la Gazzetta dello Sport, che poi nel titolo accanto elogia il Napoli che ha già vinto uno scudetto ed è quello dei conti economici. La gestione De Laurentiis è stata efficace, per il settimo anno di fila i bilanci sono in attivo, ricavi Milan e Juve staccano l'Inter di 100 milioni. Infine, mercato, il Parma riacquista Cassano, l'obiettivo Samp diventa Amaury. Cassano non si muoverà fino a giugno, fa sapere la Gazzetta dello Sport. E queste erano le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Entriamo adesso nel vivo delle notizie di cronaca che giungono dal nostro territorio, con la prima pagina di cronaca del Mattino che apre naturalmente sul Capodanno al plebiscito, con un titolo e una bella fotografia del veglione in piazza del plebiscito. Capodanno, rivive il plebiscito, Napoli si riprende la piazza, poi mezzo milione si riversano sul lungomare, botti 51 feriti, musica e balli fino all'alba, De Magistris, cuore e luci alla faccia di chi ci vuole male, e in città arriva Napolitano. E il Mattino poi si diverte oggi a dare le pagelle del veglione, 10 alle lanterne, ma la raccolta dei rifiuti è insufficiente, 2014 sono le lanterne fatte volare in piazza nella notte di San Silvestro. E poi di spalla il focus sull'attentato in prefettura, in città 600 vertenze di lavoro, cresce l'allarme sociale. Al centro mobilità tangenziale, via all'aumento, da ieri costa 95 centesimi il pedaggio della tangenziale ed è polemica, 5 centesimi in più rispetto al 2013. Il comune, un errore, così il traffico rischia di aumentare, gli automobilisti, basta, siamo pronti alla class action.
E poi argomento spazzatura, tanta quella che in questi giorni è abbandonata per le strade di alcuni quartieri di Napoli, spazzatura dicevamo, tra 6 mesi la gestione della raccolta passerà ai comuni, per il momento si rischia il caos. Infine l'urlo di Sepe alla marcia della pace, basta rassegnazione, ha detto il cardinale di Napoli nella fotografia con un bimbo in braccio. Chiudiamo il blocco delle copertine e passiamo alle notizie, alle pagine interne dei quotidiani, partendo dal Mattino sulla festa di Piazza del Plebiscito. Napoli si riprende la piazza, Brindisi, applausi, ci siamo in piazza famiglie e turisti, il sindaco questa città a cuore e luci. E poi di piede la foto sul cimento, il bagno nelle acque di Mare Chiaro del primo dell'anno. Ricordiamo che TV Luna ha fatto una lunga diretta della festa in Piazza del Plebiscito e sul lungomare, impegnando in un giorno di festa tutte le sue troupe di tecnici, dirette dal direttore Angelo Pompameo. Dicevamo, il cimento del primo dell'anno, al primo sole il tuffo nel mare più freddo da Mare Chiaro, gli auguri a Lampedusa. E poi davanti al Gambrinus, folla per Napolitano, ma il presidente non lascia Villa Rosberi. Ancora festa, queste immagini vi suoneranno familiari per i tanti che hanno seguito la diretta di TV Luna Napoli del 31 dicembre, della notte del 31 dicembre. Dicevamo, grande discoteca sul lungomare, in 500.000 ballano fino all'alba, 4 palchi e musica per tutti i gusti al Maxi Veglione di fine anno. E qui poi le pagelle del Veglione, andiamole a leggere. Piazza, la piazza 8, lanterne 10, musica 9, i video, messaggi dei tanti personaggi pubblici che hanno voluto dare gli auguri ai napoletani dalla piazza 7, i fuochi 9, poi ancora 5 ai rifiuti, 7 ai trasporti che evidentemente hanno funzionato abbastanza bene, 6 ai vigili urbani, 0 ai parcheggiatori, una piaga, dice il Mattino, che non ci ha lasciati nemmeno nella notte di San Silvestro, i parcheggiatori abusivi, 10 ai napoletani. E della festa si parla naturalmente anche sul Corriere del Mezzogiorno, il tenore dei titoli è più o meno lo stesso, ci sono però delle belle fotografie che vale la pena di mostrarvi, avete visto i fuochi, poi il sindaco esultante, il palco allestito sul lungomare e anche l'incendio di una bomba a mano nel centro storico di Napoli, altri botti sequestrati e poi le lanterne che sono state fatte volare nella piazza, ecco qui proprio la piazza sul Roma, anche il Roma naturalmente parla della festa sul lungomare, ma nella prima pagina dedicata, delle due dedicate a questo argomento, c'è anche il titolo sulla visita del Presidente della Repubblica a Napoli. Il Capo dello Stato arriva in città, accolto dalla protesta dei comitati, evita il solito caffè al Gambrinus del primo dell'anno. Terra dei fuochi, rafforzata la sicurezza, Villa Rosberi blindata. Con maggiore ampiezza viene trattata questa notizia sul Corriere del Mezzogiorno, che dedica
al primo giorno a Napoli del Presidente della Repubblica un'intera pagina, ambientalisti in piazza il titolo, napolitano, niente caffè al Gambrinus, comitati della terra dei fuochi davanti al bar storico di Piazza del Plebiscito, Don Patriciello, parroco di Caivano, annuncia mi hanno chiamato dal Quirinale. E poi ancora l'attentato alla prefettura, con una sul Mattino, questa è la pagina del Mattino dedicata all'attentato alla prefettura, ecco, vedete nella parte alta della pagina la busta incriminata, quella con l'esplosivo, eccola qui. Quindi dicevamo, Napoli attentato al prefetto, si indaga sulla rabbia anti-SUC, la rivendicazione, troppi immigrati e abusivi nella zona ovest della città. Si indaga tra i disoccupati invece, secondo il Corriere del Mezzogiorno, per il plico incendiario inviato alla prefettura. Digos al lavoro sul testo della lettera. La pista seguita è quella che porta, appunto, come dicevamo, alla crisi economica. Sull'argomento Tavella, segretario della CGIL, lancia un allarme: e opera di professionisti, guai a sottovalutare il gesto. Lettera bomba, la pista dei disoccupati, questo è il titolo dedicato all'episodio dal Roma, nel biglietto riferimento alla crisi e al disagio sociale, gli investigatori, ordigno sofisticatissimo, secretate le indagini. Sull'argomento c'è anche una reazione del ministro Alfano: gravissimo atto intimidatorio, solidarietà per il vile attentato e la funzionaria ferita, no ad una nuova strategia terroristica, afferma Alfano. Ma continuiamo con un nuovo blocco di pagine di cronaca, ripartiamo dal Roma che traccia un bilancio dei feriti di fine anno per i fuochi nelle pagine 6 e 7. Sono 51 i feriti tra Napoli e provincia, meno 38% rispetto al 2012. Ustionata bimba di 6 anni, 34enne perde un occhio, amputate 3 dita a un 27enne. Questo il bilancio oramai definitivo delle vittime. Ai quartieri spagnoli volevano festeggiare con una bomba a mano, pensate, ma per fortuna l'ordigno è stato sequestrato dalle forze dell'ordine. E il Mattino quest'oggi ci ricorda che ci sono anche delle vittime del dopo festa, diciamo così. È un operaio dell'ANM che puliva i binari del tram che è stato ferito da un petardo, ora rischia la vista, calano i ricoveri a Castellammare e a Fragola i casi più gravi, ci fa sapere il Mattino, che poi dà notizia di questa maxi rissa con 5 feriti, di cui uno grave, sul lungomare di Napoli. E poi veniamo al bollettino dei morti sulle strade, morti e feriti sulle strade. Dopo i festeggiamenti, 2 vittime sulle arterie cittadine, lo scorso anno le vittime erano state 36, vigili, un bilancio troppo alto. Scooterista cade in via Manzoni, ferita una donna che era con lui, un'altra vittima in via Toscanella. Intanto la giunta fa sapere che sono pronti 3 milioni per riasfaltare le strade. Schianto nella notte, muore un 54enne, questo è il titolo del Roma dedicato all'argomento. E poi trasporti, circum, l'anno comincia subito con i disservizi, brutte notizie per i pendolari. Tra Baiano e Nola saltate le corse, pendolari per ore in attesa anche oggi, previste carenze di treni e pezzi di ricambio, titola il Mattino, che poi parla della stangata tangenziale, una stangata da 120 milioni di euro. Da ieri pedaggio aumentato di 5 centesimi
scusate, automobilisti in rivolta, siamo pronti alla class action, fanno sapere i consumatori, l'allarme del comune, la batosta penalizza tutti, in città adesso ci sarà più traffico, secondo il Mattino, e tangenziale più cara di 5 centesimi, anche il titolo del Roma. Anche qui i consumatori attraverso la voce di, anzi i rottamatori, gli ecorottamatori attraverso la voce di Borrelli fanno sapere che sono pronti ad una class action. Andiamo avanti, parliamo adesso di saldi, partono a Napoli le promozioni d'inizio anno, da oggi ultima speranza contro la morte dei negozi, ma solo il 38% dei napoletani può comprare. Confesercenti annuncia: questi saranno i saldi più convenienti. A Napoli, poi ricorda il Corriere del Mezzogiorno, dal 2007 ad oggi hanno chiuso ben 7.000 aziende. E di questo, dei saldi parla anche il Roma, che dice appunto che si parte da Napoli. Sconti promozionali dal 30 al 40%, avvisa il Roma, occhio alle truffe dei cartellini nelle vetrine. E direi di chiudere il blocco della cronaca con lo sprone del cardinale Sepe ai napoletani. Basta rassegnazione, ha detto Sepe, il nostro male più grande è l'inutile lamentela, dure le parole dell'arcivescovo durante la marcia della pace, marcia seguita da centinaia di persone lungo i decumani e organizzata dalla comunità di Sant'Egidio. Dicevamo, questo era l'ultimo titolo delle pagine di cronaca, passiamo allo sport. Apriamo la nostra carrellata di pagine con la Gazzetta dello Sport, che assegna già uno scudetto al Napoli, lo scudetto dei conti, il Napoli sa farli, secondo il quotidiano Rosa. Il club azzurro è infatti il club più virtuoso, ben 7 bilanci hanno chiuso in positivo, nessun debito con le banche, precisa la Gazzetta dello Sport, così come la Fiorentina, altra virtuosa della Serie A. Milan in equilibrio, indietreggiano invece sui conti sia l'Inter che la Roma. Sul Mattino invece la prima pagina di sport è dedicata alle dichiarazioni del presidente De Laurentiis, che ha annunciato: saremo sempre più competitivi. Mercato per Nkoulou, offerta da 6 milioni di euro. Nkoulou è il difensore centrale dell'Olympique Marsiglia, in odore di trasferirsi sulle rive del Golfo Partenopeo. Gonalons, il prezzo scende ancora. La società insiste nel pressing sul Marsiglia per acquistare il possente difensore, mentre sarebbe in via di chiusura la trattativa per il centrocampista del Lione, che vedete in questa bella fotografia. Scudetto, giochi sempre aperti, sono queste le dichiarazioni di Kroll, ex difensore del Napoli, intervistato dal Mattino. Kroll è stato il primo straniero a mettere piedi all'ombra del Vesuvio dopo la riapertura delle frontiere nell'80. L'olandese, naturalmente, da ex azzurro, tifa per i partenopei. Juve e Roma non possono continuare così, afferma il difensore. Il Napoli volerà nel girone di ritorno e naturalmente quello che tutti si augurano. Pagina successiva, i dubbi di Reina tra presente e futuro. E poi ipotesi già di formazione in vista della gara del 6 gennaio contro la Samp al San Paolo. Hamsik vuole giocare, il portiere non è ancora al top, ma è pronto a sostituirlo Rafael, il
il brasiliano. Ultimo titolo prima di chiudere e di passare la linea a Radio CRC, il mio Napoli come la Ferrari, è un colpo per la Befana, lo ha annunciato De Laurentiis nel suo discorso di auguri di fine anno, ma per favore non parliamo più dell'era Maradona, ha aggiunto il presidente del Napoli. E questa, amici telespettatori, era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa, che torna domani come di consueto alle 7:30. Io cedo la linea a Radio CRC per la trasmissione Barba e Capelli. Arrivederci.